campionato internazionale senior Selezione d'Italia 2017, secondo trofeo IBN Banca. Al tavolo di premiazione il signor Sven Olaf Puima, rappresentante dell'Associazione Svedese Signori. Bravo. Prima il presidente del dottor Lucio Veneziani, in rappresentanza del money sponsor IBL Banca Gruppo Bancario. Bravo. Il dottor Andrea Ansandi, in rappresentanza dell'Hotel Gallia. Bravo Andrea. Che ha ospitato per la grandissima e bella cena, e il dottor Fernando Damiani, che è il presidente del Golf Club Puntato. Bene, buonasera, buonasera a tutti, vi ringrazio per questa importante partecipazione, per aver dato prestigio a questa 46esima edizione dei campionati internazionali. Vorrei ringraziare chiaramente l'organizzazione qui del nostro campo, quindi lo staff della segreteria e tutti i giardinieri che hanno cercato di rendere per voi il campo migliore. E poi voglio ringraziare lo sponsor qui accanto a me, rappresentato dal nostro amico, socio, il dottor Lucio Veneziani, che rappresenta la IBL, che è per il suo primo anno consecutivo sponsor di questa bella manifestazione. Il dottor Andrea Ansaldi, che ieri sera ci ha ospitato nella splendida location della Pagoda, e che come albergo collabora con le iniziative del nostro evento. Io, come ho avuto modo di dire nell'apertura, e poi naturalmente ringrazio la partecipazione svedese, per il quale mi riservavo comunque una parola più avanti, ma come ho avuto modo di dire nell'apertura di questa manifestazione, di questi giochi, il mio auspicio è che questa definizione di internazionale lo diventi sempre di più e che nelle prossime edizioni non ci siano solamente due bandiere, ma siano molto di più. E per questo che ora volevo proprio ringraziare pubblicamente la rappresentanza della Svezia, che da sempre più o meno onora questi giochi a Puntala, e quindi credo che vada a loro un applauso particolare. Il prossimo anno era meglio. Potete comunque contare sul mio impegno e su quello di tutto il consiglio che insieme a me collabora per questo golf di Puntala, al quale teniamo tantissimo, che dalla prossima edizione ci saranno sicuramente più nazioni partecipanti, sì. E quindi l'internazionale sarà a pieno titolo di questa importante gara, che se non altro per essere la 46esima edizione credo che qualcosa nel panorama golfistico nazionale abbia rappresentato. E proprio perché credo profondamente nell'internazionalità di questa manifestazione, come abbiamo fatto all'inizio, vorrei nuovamente rendere onore alle bandiere della Svezia e dell'Italia. Thank you.
parlare. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra attenta presenza, ma vi ringrazio anche per un'altra cosa, perché molti di voi, sia presenti che non presenti, durante l'anno, dopo la prima manifestazione, hanno chiamato la banca, hanno utilizzato servizi della banca, hanno aperto conti con la banca, perché in un momento come questo di difficoltà di investimenti, di tenere i soldi liquidi e avere la possibilità di aprire online dei conti, lo hanno trovato molto ma molto intelligente e vantaggioso. Per cui credo che sia la nostra soddisfazione come sponsor è stata questa, non oltre partecipare con voi attentamente e seguirvi sul campo, ma proprio vedere che quello che mi è stato, perché molti sono andati sul sito, hanno cercato di capire che cos'era questa banca e hanno visto che potevano utilizzare i servizi e quindi hanno aperto dei conti, e sono contento che qualcuno mi ha pure telefonato per ringraziarmi, perché sono rimasti pure soddisfatti. Comunque grazie della vostra partecipazione e spero di incontrarci in questa sera. Grazie. Okay. Vuole dire qualche parola, che grazie da noi svedesi. Questa settimana è stato, che sempre, molto piacevole. È un'extra cosa di essere qui. Qualche parola del campo. Questo campo ha un layout che è fantastico, ma che ho detto prima, è un mostro. Un grande mostro. Un grande sfida. È molto difficile per noi svedesi. E il più difficile che ho giocato in tutto, in Inghilterra, in Irlanda, in Svezia, in Stati Uniti, è così, ma ha potenziale, sì. Grazie a Maurizio Carraro e altri che ha lavorato, che ha fatto un molto buon lavoro, grazie. E grazie anche per la sera a Bussola, fantastico, e questa meravigliosa cena di ieri sera. Ok, per me era il 23esimo volta in fila, voglio provare di fare 25. Credo ritorniamo con due squadre il prossimo anno. Grazie. Bravo. Cosa posso aggiungere? Ringrazio i presidenti Damiani e Lorenzo, cioè Fernando, perché è tanti anni che facciamo, ormai che partecipiamo a questa manifestazione, da anni sentiamo dire ripetutamente che questo campo dal punto di vista del layout è splendido, che però mancava qualcosa, mancava insomma una qualità tecnica sul campo, e penso che finalmente quest'anno, con la dedizione quasi totale di Lorenzo e il supporto chiaramente di tutta l'equipe campo, dei vari collaboratori che sono presenti, questo campo oggettivamente, da parte di tante persone che giocano, voi stessi avete provato, sta cominciando a rifiorire, rinverdire con gli interventi sulla macchia terma, sulla nuova erba. Questo secondo me è veramente un segnale importante, lo dico da hotellerie, cioè dal punto di vista di chi ospita i clienti qui per noi, la presenza di un campo che funzioni e che sia bello non solo esteticamente ma anche tecnicamente è veramente importante. Vedere partire i nostri clienti felici è ovviamente il nostro obiettivo principale, la voglia di migliorarsi ogni anno è fondamentale, e noi partiamo da noi stessi, ma credo che se ciascuno di noi
qui in puntata, date le potenzialità che io credo e sono convinto siano tante, accesso del proprio, puntata può cambiare. E stavo prima così scambiando due parole con uno dei partecipanti, l'obiettivo principale vuole essere proprio quello di condividere, di stare insieme, di divertirsi. E questo secondo me può risaltare molto nel vivere questo territorio che ha veramente molto da dare. Quindi grazie, spero che possiate venire e chiamare amici a venire, a stare con noi. Sui tempi della manifestazione, sul sito, alzando il telefono, la massima disponibilità dal punto di vista della recettività in loco, ma ecco, bisogna un po' dare le informazioni e averle, riceverle. Noi ci siamo e siamo pronti a ospitare chiunque voglia venire qui a puntarla per questo campionato. Grazie. A questo punto ripasso la parola a Maurizio per rendere onore ai vincitori di questi 46esimi giochi, ma voglio anche ricordarvi che la nostra stagione golfistica continua alla grande, perché avremo un autunno con gare veramente importanti e vi posso già dare in anteprima, perché non sono nel calendario, due gare a novembre. Una è il primo, che sarà la Porsche, che viene qui a fare la gara, e il 26 novembre l'Alfa Romeo col suo Challenger. Quindi sarà un mese all'insegna dei motori, però sarà un mese all'insegna di gare importanti, quindi mi auguro di vedervi numerosi come in queste gare di questa settimana. Quindi ora andiamo a premiare chi veramente ha meritato i premi che sono stati preparati. Iniziamo con l'abbreviazione del torneo internazionale Ladies d'Italia, 36 buche, medal e step a seconda della categoria a handicap, gara disputata il 5 e il 6 settembre. Premio speciale sulle 72 buche in punteggio step è vinto da Giuseppina Siffredi con 104 punti. Signor Siffredi, aspetta, signori, facciamo la foto. Perfetto. Premio speciale per il 90° anniversario della IPL Banca, il Nivese 2DP in femminile alla buca 15 è stato vinto dalla svedese Ulrika Larsson con 10,45 m. Lazzo, un attimo, con lui. Ok. Nella categoria di avanti, avanti con l'applauso, scusate. Nella categoria di handicap da 25 a 36, come ha detto, giocato Stepford, secondo netto, Bertina Maure Svizzera con 43 punti. Brava Bertina. Perfetto. Individuale c'è anche la rappresentanza svizzera per quanto riguarda la signora, perché siccome nostra socia l'abbiamo. Primo netto Lucia Margheri, Italia, con 58 punti. Ok. Nella categoria handicap giocata medal da 0 a 24, secondo netto Maria De Mattia con Italia con 178 punti. Brava. Sì. Perfetto. Bene. Prima del netto Giuseppina Siffredi con C'è Italia con 167 punti.
Perfetto. Premiazioni invece del campionato internazionale Levis, giocato con il 36 buche medal scratch, prima classificata vincitrice pubblica Larsson Svezia con 192 punti. Brava. Ciao Lazzo, perfetto. Premiazione del torneo internazionale Lemas d'Italia a squadre, 46 edizione, 36 buche esterno, prima Italia con le giocatrici Stella Massante, Maria De Mattia e Giuseppina Sifredi con 110 punti. Grazie. C'è una bella foto, eh? Qui, guardate. Perfetto. Il campionato internazionale Lecce è giocato con formula a squadre screcce, prima la Svezia con le giocatrici Ulrika Larsson, Boom Sandal ed Eva Newman con 42 punti. Brava signora Sandi. I premi. Fantastico, io una gara anche per le signore. Spero che continuiamo con questo. Premiazione del torneo internazionale Signores d'Italia, 36 buche medal esterno per la terza categoria individuale maschile, premio speciale sulle 72 buche con punteggio Stableford di 146 e vinto da Iade Righetti Italia. Bravo, bravo. Perfetto. Bravo, grazie. Bravo, grazie. Facciamo la foto, perché non è venuta di lui. Per il 90° anniversario della IBM Banca, Niles Tudepini alla Fuca 2, vinto da Marco Bigagli con 1,43 m. Ok. Per la categoria handicap da 25 a 36 giocato a Stanford, secondo detto Carlo Alberto Fabroni con 62 punti. Bravo. Perfetto. E primo netto Giuseppe Quarducci con 63 punti. Ok, via. Bravo. Nella categoria handicap da 15 a 24 giocata a medal, secondo netto Stefan Noven, Svezia con 145 colpi. Bravo. Bravo.
Foto? È molto piccolo. Moreno Gambini Italia con 144. Bravo Moreno. Ok. Nella categoria handicap di gioco da 0 a 14 giocato meta, secondo netto Ingvar Capson Svezia con 150 colpi. Bravo. Signor Cazzo? Signor Cazzo, la foto? Cazzo non sta. Ok. E primo rinnetto Paolo Simone con 142 punti. Partito. Sì. Premiazione invece del campionato internazionale signorese giocato scratch. Secondo classificato Frank Usai con 167 colpi. Partito. Partito. E il vincitore per l'anno 2017 del campionato è Federico Lange con 161 colpi. Bravo. Bravo. Perfetto. Premiazione del torneo internazionale Signores d'Italia squadre 2017. Seconda squadra classificata Italia M con i giocatori Iade Righetti, Adriano Andreani, Antonio Fusco e Giuseppe Guarducci con 454. Ok. E prima squadra classificata del torneo Italia I, i giocatori Renzo Visero, Domenico Visero, Amedeo Spaziani e Gennaro Di Stefano con 449 colpi. Bravi. Guardate qua, Amedeo. Ok, vai. Giusto merito di Gennaro. Bravo, bravo. Giusto merito di Gennaro. Premiazione del campionato internazionale Signores d'Italia squadre 2017. Seconda squadra classificata Italia C con i giocatori Costantino Totis, Renato Cruciani, Alessandro Burchi e Francesco Sardotti con 557 colpi. Ok.
squadra vincitrice del campionato internazionale 2017, l'Italia A, i giocatori Sergio Minchetti, Roberto Fanticelli, Aldo Pedrosi, Moreno Gabbini con 547. Bravi. A questo punto il buffet è aperto e l'appuntamento è al prossimo anno. Grazie.